porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili. Poi ben trovato a una sua protagonista della C-Gold, Aiden Fatallah, anche perché è un momento importante, c'è una vetta della classifica adesso da provare a conservare. Buonasera Nermin Mavric, come stai? Buonasera anche a te, io sto bene, fisicamente, mentalmente sto bene davvero. Sì, ma ti ho visto, insomma, ho rivisto le partite, le ultime tre partite, sono 6 punti. Ti aspettavi questo volo in vetta alla classifica? Così queste tre partite, di vincerle tutte e tre, no, però siamo un grande gruppo e quando abbiamo vinto contro Messina, le due Messine, la terza sinceramente me l'aspettavo contro la Vis perché ci siamo allenati bene, ho visto che eravamo carichi e contro Vissi, il derby, me lo aspettavo che lo portavamo a casa. Se ne è parlato tanto di questo derby, insomma, la Vis è arriva da un momento sicuramente no, anche se sulla carta, soltanto sulla carta, la Vis dovrebbe essere una delle squadre più importanti di questo raggruppamento. Come l'hai visti? Ma secondo me tutte le squadre sono equilibrate in questo campionato, ma la differenza la fa l'intensità che ci mette il gruppo. La Vis come i nomi sono fortissimi, ma secondo me l'intensità, noi l'abbiamo vinto la partita grazie alla nostra intensità che abbiamo messo in campo. Questo fa la differenza in questo campionato. Io ti posso dire, ho fatto la telecronaca di R. Castanea e anche lì è finita dopo 50 minuti, un po' come quella contro la Mastria, non finiva più e poi l'ha vinta chi aveva maggiore intensità. In questo caso il Castanea, che è il vostro prossimo avversario, è fondamentalmente è una sfida nella sfida, perché il prossimo turno dovete salvaguardare questa vetta della classifica. Poi c'è un avversario che ha espugnato il Pala Pulerana nella gara di andata, forse contro pronostico. Come vi state preparando a questa nuova gara? Secondo me non dobbiamo guardare la classifica che è veramente corta e tutti possono vincere contro tutti. Loro hanno vinto contro di noi la prima partita, sono stati bravissimi, è sempre per il fatto di intensità, che cioè erano più intensi di noi, si sono fatti trovare pronti e l'hanno portata a casa. Ma grazie a quella partita noi ci siamo svegliati in qualche modo, abbiamo capito cosa serve per vincere in questo campionato, abbiamo preso una strada giusta. E ci stiamo preparando come tutte le partite, stiamo lavorando forte, cerchiamo di essere intensi in allenamento, così il sabato, la domenica arriviamo pronti. Come ti stai trovando con Umberto Di Martino? Io ho già giocato Lo so. con Umberto 2 anni fa ed era una bellissima esperienza e di nuovo ci stiamo allenando molto bene, ci troviamo tutti bene, penso che è un gran allenatore. Forse 3 anni fa, non due, perché a conti fatti 2 anni fa giocavi. No, è vero, 3 anni, è vero, 2 anni fa, No, nella C-Gold con la Plaga, sì, che ci ha fondamentalmente allenato c'era già pure nell'Under Dimitrovic. 18. Sì, c'era già all'inizio dell'anno c'era Mladen Dimitrovic, che poi è andato via, era quell'anno lì, sì, assolutamente. Volevo una tua impressione, cioè, prima eravate tanti ragazzi dell'Est Europa a Catanzaro, adesso, cioè, siete rimasti veramente pochi in prima squadra. Squadra Catanzaro, sei Catanzaro acquisito, Billy più di te, Giacomo Sereni ancora più di te, però fondamentalmente adesso è cambiato un po' tutto, è una squadra al 100% attacca Catanzaro. Eh sì, io sono l'unico straniero, diciamo, ma tra virgolette, che ormai sono 3-4 anni che sto qua, eppure io mi sento un po' catanzarese, devo dire la verità. Sono stato sempre qua, ho giocato sempre qua, mi trovo bene, pure io sento un po' la città, ovviamente non quanto gli altri ragazzi che sono cresciuti qua, nati qua, però me la sento pure io. E devo dire che
un gran gruppo così, cioè una bella cosa che hanno fatto cercando di riportare tutti i giocatori di Catanzaro che ci tengono di più alla maglia, ovviamente daranno qualcosa in più in campo, pure se magari tecnicamente sono più scarsi degli altri giocatori, ma metteranno più intensità e più voglia di vincere. Qual è il tuo ex compagno di squadra oggetto di reclutamento proprio dall'Est Europa che riporteresti subito a Catanzaro? Ma non è dell'Est Europa. Io mi porterei Scala, Francesco Scala, Che subito. fine, da dov'è Scala? No, lui è Scala dell'Est della sta. Calabria, Scala, è di Crotone. Sì. Io mi porterei lui sicuramente, Dov'è? Che 100%. fine ha fatto? Sta studiando a Parma al momento. L'hanno chiamato per venire, però ha deciso di studiare a Parma, scienze motorie. Scala faceva i numeri, ragazzi. Poi è stato ingaggiato da Agropoli. A un certo punto non si è concretizzato questo ingaggio, ma è un giovane di assoluta prospettiva, insomma. Senti, ma stai No, seguendo veramente. tuo fratello che finalmente è tornato al successo con Avellino? Ovviamente, sto seguendo tutte le partite, sia della Viola che di Avellino, che alla Viola c'è Bali, c'è Quacciar, che sono molto amico con loro, e Ah. d'Avellino mo con il cambio dell'allenatore, secondo me farà molto bene. Ho Sì, allenatore che visto. a Catanzaro ha lasciato tantissimo. Tu eri piccolino, forse andavi all'asilo, però Giovanni Benedetto a Catanzaro ha veramente lasciato ricordi straordinari e indelebili. Quindi, vabbè, Clashard perché l'hai giocato insieme e con Amar Balic perché? È che uno dei miei migliori amici, che il suo fratello è il mio migliore amico in assoluto, e quindi sono amico pure con Amar Balic. Siamo Mamma sta vicini di male. casa pure a Pure. Sarajevo. Eh sì. Ma roba da matti. È La tutta una congrega, tutti i vita, la parenti. vita. Eh No, perché sì, poi ho scoperto cugini. che, guarda, i croati della DR, Tomic Feric è quello nuovo, e Marin Birska, ha Spalato, che tu dici Spalato, è come se fosse a Catanzaro Lido, abitano nella stessa strada, tipo a 200 metri l'uno dall'altro. Ma pure noi, la stessa via, solo che è un po' più grande, quindi a 400 metri siamo di Sì, distanza. e questo ragionamento ti stavo dicendo, ho visto una bellissima intervista su Agrigento Oggi a Nicolas Morici qualche giorno fa, anche lui volto straconosciuto a Catanzaro, che raccontava che lui in Argentina abitava a 3 isolati da casa di Messi. Quindi, insomma, Non lo sapevo questo, però. storie pazzesche che dobbiamo fare. È Senti, la ma secondo vita. te, la tua squadra, questa banda di giovani catanzaresi, acquisiti e non, può vincere il campionato? Domani. No, domanda tostissima. Diciamo che all'inizio dell'anno il nostro obiettivo non era questo, era magari arrivare ai playoff, però adesso già che ci siamo. Stiamo facendo bene, bisogna provarci. Se non riusciamo, ovviamente non succede niente, questo non era mai l'obiettivo, però bisogna provarci, secondo me, giocarci tutte le partite e vedere come va. Com'era il palazzetto? Era pieno? No, sì, quasi, però speriamo la prossima volta che viene ancora più gente. Piano piano si sta riempendo, eh. Sì. Secondo me i risultati aiutano tanto. Aiuta anche il fatto che siete tutti di Catanzaro. Questo penso sia un dato molto, molto importante. Va bene, Nermin, in bocca al lupo per le prossime sfide. Complimenti per il tuo percorso, perché insomma, miglioramenti evidenti partita dopo partita, e poi c'è tanta concorrenza perché siete in tanti in quei ruoli, eh. Sì, siamo io, sono io, gioco io, Antonio, Luca, Marco Mastria, Andrea Agosto che in allenamento cerca di entrare nelle rotazioni. E capita a volte che io magari gioco da quattro oppure che facciamo un quintetto basso perché siamo veramente tanti tra gli esterni, ma penso che è una cosa buona, così in allenamento ti devi far vedere per giocare il sabato o la domenica. Assolutamente. Ti abbraccio, Nermin, alla prossima.
Grazie anche a te, buona serata e buon lavoro. Porto Reggio a canestro come Manu Ginobili, sì. Come Ginobili.